Il servizio mercenario è stato a lungo un elemento importante della storia svizzera. Si stima che fra il XV e il XIX secolo circa 1,5 milioni di giovani svizzeri abbia combattuto per eserciti stranieri. Il Museo di Storia del Canton Nidvaldo ha ora voluto ricostruire il percorso di alcuni di questi mercenari partiti dalla Svizzera centrale per parlare di un fenomeno che ha segnato profondamente questa regione. Ce ne parla Saul Toppi. Siamo nel 1815. Louis Wirsch parte verso Oriente con le truppe coloniali olandesi. È un nidvaldese nato a Bellinzona, figlio di un landvogto. Partecipa alla repressione delle rivolte anticoloniali a Giava, è comandante sull'isola del Borneo. Nel 1832 torna in Svizzera, ricco. A Nidvaldo poi farà una brillante carriera, diventerà landamano, sarà comandante nella guerra del Sonderbund, parteciperà alla stesura della Costituzione federale. Porta con sé dal Borneo due figli avuti da una donna malese, uno di loro diventerà il primo consigliere nazionale dalla pelle scura. Tante storie, tanti destini nei quasi 500 anni di servizio mercenario degli svizzeri. Storie che alternano ricchezza e povertà, successo e morte, in un mestiere che non creava troppi problemi morali. La spada e il rosario nel bagaglio del mercenario. Da una parte c'erano le famiglie potenti della regione che avevano contratti con i principi all'estero per reclutare qui mercenari e che così incassavano grosse somme, famiglie spesso ai vertici dello Stato, ad esempio a Lucerna o Nidvaldo. Poi c'era la gente comune che partiva a combattere, per loro era una possibilità di guadagno, visto che l'agricoltura non riusciva a sfamare tutti. Il servizio mercenario, un mestiere per giovani uomini, ma un'attività commerciale che nel XVII secolo era coordinata in Svizzera centrale anche dalle donne delle ricche famiglie. Erano coinvolte nel reclutamento, mentre i loro mariti comandavano i reggimenti alla corte di Francia, loro avevano l'incarico di selezionare soldati e ufficiali freschi da inviare per completare gli effettivi. I contratti firmati con le corti straniere permettevano di far arrivare regolarmente denaro nella regione. Il servizio mercenario è stato finanziariamente così importante qui che, secondo alcuni storici, la Svizzera centrale non era entrata nell'era industriale perché non ne aveva bisogno, visto che il servizio mercenario forniva abbastanza denaro per finanziare lo Stato. Gli ultimi mercenari a metà 800, poi il divieto di prestare servizio all'estero, con un'unica eccezione ovviamente, qui in un uniforme di inizio 900, la Guardia Svizzera Pontificia.